Salve carissimi amici Tutubi e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. In questo video parliamo del ritorno del volo oscuro, The Dark Flight Return, Darkwing Duck. Nuovo volume, nuova serie che inizia. Qui abbiamo una copertina d'opera di Gabriele Dell'Otto che presumo sia stata scelta perché c'era Gabriele Dell'Otto ospite a Lucca e si sono fatte tutta una serie di collaborazioni con lui, anche lato Disney, la copertina Variant, quindi è stata scelta questa, quando avrei optato per una copertina più regolare che avrebbe dato immediatamente un mood più diciamo adatto al contenuto del volume e allo stile per l'appunto delle pagine interne, per quanto a me piaccia molto Gabriele Dell'Otto e la serie di copertine, di illustrazioni che ha fatto su sfondo nero col personaggio a matita, come in questo caso qui, è davvero molto molto d'impatto. Un centinaio di pagine sono quelle proposte all'interno di questo volumetto, al prezzo di copertina di 12 euro, volume trovabile sia in fumetteria che in edicola. Io personalmente l'ho recuperato in fumetteria, era possibile trovarlo anche a Lucca, dove era possibile nel caso farselo firmare e magari anche schicciare, non lo so, sicuramente farselo firmare da Gabriele Dell'Otto per quella che è la serie più recente di Darkwing Duck. E qui muovo fin dall'incipit di questo video una critica, perché ormai più di un annetto fa era uscito questo The Dark Knight Return, che prendeva il primo arco narrativo delle storie di Darkwing Duck di una collana ormai vecchiotta, c'è da dire questo, ormai vecchiotta, che in Italia è giunta per la prima volta con il Club dei Supereroi e poi riproposto, almeno nel primo arco narrativo, in questa veste grafica, che poi è la stessa veste grafica. E uno potrebbe quasi pensare ad una rapida occhiata che questa possa essere la variante di questo, invece no, sono due prodotti diversi. E sinceramente questa serie qui era molto molto bella, avrei voluto vederne la conclusione, considerando che sul Club dei Supereroi è stato proposto il secondo arco narrativo su tre, quindi sarebbe stato carino insomma finirla in questo formato qui quantomeno, e invece si è scelto di cominciare già con la nuova. Tra l'altro, qualora si volessero eventualmente alternare, si creerebbe solamente una grandissima confusione, perché, ribadisco, come si fa a distinguere questi due volumi? Cioè, è veramente impossibile. Quindi, boh, io mi auguro che, insomma, si faccia qualcosa per risolvere la situazione della prima serie di Darkwing Duck rimasta in sospeso. Ma oggi parliamo della serie del 2022, che in America si è conclusa in realtà con 10 capitoli, e all'interno di questo volume troviamo i primi 4, e in realtà poi è proseguita tramite degli spin-off, delle serie parallele, una dedicata ad uno degli avversari storici di Darkwing Duck, quindi Negaduck, e una con lui e tutta una serie di altri eroi. Non lo so, non mi metto ad indagare troppo, vediamo cosa ci verrà proposto e come ci verrà proposto, e della storia contenuta all'interno di questo volume ne parliamo dopo la sigla. Ad introdurre questo volume con una rapida introduzione è Vito Stabile con Bentornati a San Canard, un breve editoriale iniziale che ci funge un pochettino da spiegazione molto molto breve di qual era il contenitore che ha dato la nascita proprio a Darkwing Duck, quindi il fatto che fosse nato come un cartone animato spin-off di DuckTales, e dicendoci che questo volume qui è comunque fruibile da chiunque, e di fatto la cosa è vera. Perché questo nuovo primo arco narrativo presente all'interno di questo volume ci presenta un Darkwing Duck che, a seguito di una, diciamo così, scontro con un villain, uno dei suoi villain storici, e ve lo dico già, all'interno di questo volume ne affronterà diversi, e vedrà come l'influenza del telefono possa essere negativa per le persone. Quindi si parla subito dell'uso del telefono, dell'uso dei social e di come questi possano renderci in un qualche modo zombie. La cosa in realtà è vecchia, cioè risulta già vecchia, cioè è una storia che nasce e sembra già vecchia nel mentre che la si legge, fondamentalmente, con tanto di dubbio
all'interno dell'arco narrativo del secondo capitolo essenzialmente, che vedranno il nostro Drake Mallard, il nostro Darkwing Duck, domandarsi se continuare a fare l'eroe, continuare a negare alla sua figlioccia Ocalina, la sua figlia adottiva, l'uso del telefono sia positivo o negativo, e di quanto il suo ruolo la metta come eroe, la metta costantemente in pericolo, cosa che poi andrà a culminare negli ultimi due capitoli presenti all'interno della storia di questo volume. Due capitoli anche abbastanza interessanti in realtà, proprio perché si parla molto del ruolo dell'eroe, di che cosa sia l'eroe, di cosa simboleggi l'eroe, in una chiave molto ironica in realtà, in una chiave molto comica, come è giusto che sia all'interno dei fumetti disneyani, ma ve lo dico da lettore, da fruitore di fumetti di Sid ormai da anni e anni, e da amante di quella tipologia di narrazione, qui la cosa che diciamo fa strano è che la si butti un po' sul comico, ma il tenore delle riflessioni che vengono fatte sono molto alte, sono molto elevate, arrivando a conclusioni, se vogliamo, apparentemente anche più mature di molte delle storie supereroistiche che mi trovo a leggere oggigiorno. Quindi un plauso agli autori di questa storia, perché pur ritraendola in una chiave, ribadisco, più comica, ma perché il pubblico di riferimento di queste storie vuole essere più giovane, per quanto dubito che ai lettori giovani interessi qualcosa di Darkwing Duck, considerando quanto il personaggio sia figlio degli anni 90 e di come si doveva fare una serie spin-off del nuovo DuckTales con il nuovo Darkwing Duck e poi non si è fatto niente. Quindi oltretutto lo stile grafico di questo volume riprende piuttosto bene la prima storica serie animata di Darkwing Duck, cosa che infatti tende a rimanere in un qualche modo in forte correlazione anche con questo vecchio volume, dove non dico che sia impossibile riconoscere lo stile di disegno e quant'altro, anzi sono due stili abbastanza, diciamo, riconoscibili nel loro insieme per chi ha un pochettino di occhio, ma ad una prima occhiata è forse più il colore che fa la differenza che non lo stile grafico vero e proprio. Non è tutt'oro quello che luccica, mettiamola così. Questi primi quattro capitoli si lasciano leggere piuttosto bene. Il fatto che siano quattro capitoli praticamente autoconclusivi, con una trama minima che lega gli ultimi tre capitoli, tra l'altro, il primo sembra proprio andare ad introdurre la vicenda, sono gli altri tre che sono strettamente più correlati tra di loro, danno la possibilità quindi di essere letti in maniera abbastanza distaccata, in maniera abbastanza autonoma, chiaramente nel quadro d'insieme si ha sempre di più un quadro d'insieme completo, ma ogni capitoletto è comunque fruibile a sé, si ha modo di vedere alcuni villain, ma non si scende mai in una trama particolarmente articolata e complessa, proprio perché si ha tempo una ventina di pagine per raccontare una singola vicenda, tra l'altro dovendo inserire anche un minimo di trama orizzontale. Quindi quello che ci ho trovato sono trame molto molto semplici, se vogliamo, cosa che rende l'albo estremamente fruibile, forse più fruibile della serie vecchia, che era un arco narrativo in quattro capitoli ben orchestrato, ben organizzato. Qui non dico che non sia ben organizzato, è proprio la struttura diversa, cioè non è un arco narrativo di quattro capitoli, sono archi narrativi a singolo capitolo con una breve fil rouge che li lega tutti quanti. Le trame quindi non sono mai particolarmente esaltanti del singolo capitolo in senso stretto, rimane un pochettino più il quadro d'insieme interessante sul lungo spettro, sul lungo raggio, proprio perché si ha modo di espandere un pochettino di più il concetto che si vuole portare avanti, e in particolar modo qui una riflessione dell'importanza di dedicare il tempo alle cose importanti e di come anche un eroe, un supereroe in questo caso, debba saper giostrare bene il suo tempo per i suoi affetti più cari e dedicare quindi del tempo a loro, cercando di limitare ogni eventuale pericolo per loro stessi. A chiudere il volume, dalla pagina 94 in avanti, abbiamo un editoriale in più pagine, in tre pagine, sempre ad opera di Vito Stabile, che ci parla ulteriormente in maniera un pochettino più approfondita di Darkwing Duck, di chi era, quindi ci dà un ulteriore sguardo d'insieme
che però più o meno, adesso vado a sfogliarvelo praticamente in diretta, era un'idea che era già presente in questo volume, quindi di fatto abbiamo, sì, anche, anche l'impostazione grafica è simile, vi dirò, quindi nulla di nuovo, nulla di davvero nuovo, però tutto sommato devo ammettere che per chi non ha preso questo volume, chi non conosce Darkwing Duck, ha modo di rinfrescarsi un pochettino le idee e ha quindi modo di comprendere meglio quello che si trova sotto mano. Tra l'altro in questo volume qua avevamo una cover gallery molto ampia, per quanto con un sacco di copertine molto molto piccole, e anche qua abbiamo una cover gallery ma è letteralmente una selezione, un'unica paginetta. Tra l'altro, ulteriore nota negativa, vi ho detto che sono 4 capitoli, questo corrispettivo volume americano, se mai esistesse, ma ormai i volumi americani sono fatti con lo stampino, quindi mi sento dire, sarebbe stato fatto così, ogni capitolo sarebbe stato introdotto dalla sua copertina, qui la cosa non c'è, cioè abbiamo 4 capitoli tutti di fila, senza nessun elemento che li vada a separare e distinguere. C'è un continua al termine di ogni singolo capitoletto, adesso vi faccio vedere, dove addirittura alla fine del primo capitolo c'è proprio un fine, negli altri c'è un continua. E però insomma si poteva fare, secondo me, mettere di fatto la copertina regolare e prima di ogni singolo capitolo, avrebbe dato di più, avrebbe dato di più, anche perché vederle piccoline così è un po' un peccato. Vi informo che la storia è scritta da Amanda Deibert, mentre i disegni e i colori sono di Carlo Lauro, che ha fatto secondo me un buon lavoro. Se mai dovessi trovarlo a qualche fiera del fumetto italiano, porterei il volume e mi piacerebbe ricevere uno sketch, ecco, mi piacerebbe farmi fare uno sketch direttamente in questo volume qua, non mi dispiacerebbe. E come si può evincere, ho avuto un problema su questo volume e su un altro del quale vi parlerò nei prossimi giorni, si è lievemente ammaccato, ma effettivamente a vederlo qua, ve lo segnalo giusto ha preso una bella botta, ma di fatto la cosa non si vede, complice anche la copertina nera che in questo caso attutisce molto molto molto, cerco di farvi vedere, magari in controluce si intravede che qui c'è una lieve ammaccatura, ma errore mio, non è colpa della fumetteria o di altro, ma anche qui nel bordino si vede molto molto poco, quindi benissimo così. Metterò questi due volumi insieme, uno di fianco all'altro, in libreria, sperando che possano proseguire entrambe le serie, non so in che modo, e soprattutto non so in che modo Panini possa far capire che si tratta di due serie differenti. In questo momento alzo davvero le mani. E questo è quanto vado a dire per voi per oggi. Da Francesco, dalla soffitta di camera mia, per oggi è davvero tutto, e noi ci vediamo in una prossima video opinione del canale. Ciao!